Mamma mia, non vedevo l'ora di giocarlo. Niente, ragazzi, le musiche spettacolari come sempre. Bello sto nuovo abbigliamento, sto cappotto, chiamiamolo cappotto, pelliccia. Ci lascia ancora il Leviatano. Ma il rompicoglio. Scusate, Atreus dov'è? Eccolo. Era andato a caccia. A quanto pare ci è riuscito. Hai fame? Però è cresciuto, eh. Dove andiamo? A casa. Perché abbiamo ancora una casa? L'atmosfera sta rinforzando. Preparo la slitta. Mamma mia. Comunque magari forse mi sbaglio, ma mi sembra un Kratos un po' stanco, un po' invecchiato, cioè non vuole dire una stronzata. E quei lupi? Sono lupi. Piuttosto grandicelli come lupi però, eh. Vedo che abbiamo ancora il coso di Alfheim, Ti mi aiuto. sembra. Era la luce di Alfheim. Questo oggettino mi ricorda qualcosa. Era la pietra, mi sembra. Sei pronto? Nel rapporto cambiato, mi sa. Sopravvivere al filter. Per adesso sta facendo tutto da solo, eh. Io sto girando solo la visuale. Spero che Adesso Fenrir sì. abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Fenrir? Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Il grande Finché lupo? non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Oh, cazzo. Sentito? Sì. È lei. Come? È lei. Il cerchio non è lontano. Sta in guardia! Ma no, cosa? Ah, iniziamo così, cioè non... Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai, sta attento. Ma scusate così all'improvviso, cioè inizio gioco, cioè. L'altra volta, cazzo, minchia.
è incazzata nera, no! Freya. Allontaniamoci da lei! Ci sto dopo provando! Dopo quello che è successo. Lassù, ma che... Ah, attenzione! Gli alberi stanno cadendo! Ci è mancato poco. Aia. Sta tornando di nuovo! Minchia! Io non voglio combattere! Sto perdendo la presa! Padre! Ti tengo! Tieniti forte! Il cerchio di protezione è vicino! Cioè, io non pensavo che iniziasse così subito. Cioè, non... Oh no! È un'altra volta. Freya, non siamo tuoi nemici! Freya, fermati! Aia! Kratos! Ah! Veloce! Porca troia! Non vedo niente. Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Si può capire, giustamente. Svanna. Freya ha le sue ragioni, perché giustamente gli abbiamo ammazzato il figlio nel capitolo precedente, che era Baldur. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Salutiamo. Spero Christopher Judge Gigi che ci segue. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. In effetti. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Comunque durante i dialoghi sto zitto, eh. Le lame del caos? Faccio io. Comunque, se sentite il rumore di sottofondo è la Play che sta decollando in partenza per il volo 721 in direzione spazio. Prendo il cervo. Ah, così. Su, mangiate. Ah. Ci credo che è la prima volta che vedo Kratos che fa un accenno di sorriso. Cioè, più o meno. Magari per dire questa Atreus dice magari è cresciuto. Posso vedere i lupi? Voglio vedere i lupi. Guarda che sono belli. Non posso, non ci posso, ma dai, non ci posso interagire, ma... Che tristezza. Ok. Sempre solito tasto come precedente. Ok. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir! Stai bene? È quello? Ma me lo ricordavo più grosso. Sono qui, bella. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Mm.
si fa. Bravo. Non ce la fa. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Ma no, così di già. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere. Direi. Sta morendo. Ma poveretto. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Sofna. Upfra. Dessu. Sofna. Edan. Sofna. No. Sofna. Sofna. Ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Però, cioè, giustamente Kratos è sempre quel carattere severo. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Cioè, è una mia impressione. Kratos alterna momenti di comprensione con momenti di... come dire? Di momenti di serietà, cioè, giustamente è un ragazzo, ancora non conosce tutti i pericoli di essere un dio. Giustamente Kratos vuole che sia pronto. Oh, oh, guarda che c'è Mimir. Ecco. Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cos'è andato storto? Sono le lame. Le lame. Il lupo è morto. Oh no. Non Fenrir.
Il ragazzo come l'ha presa? Male. Non bene. Appunto. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Minchia, okay, spegnere... fratello. Buonanotte. Buonanotte. Comunque spegnere le candele così con sta mano, cioè con una mano, io mi brucierei. Lui è impassibile. Ok ragazzi, Kratos va a dormire, il gioco è finito, arrivederci. Non è vero, non credo. Si è appena iniziato. Cazzo, sembro io quando non riesco a dormire. Oh. Che succede adesso? Kratos. Ma vuoi venire con me? Cioè, sapete chi è, vero? Cioè, per chi ha giocato sa chi è. Fai. Sei pronto? Cammini come se portassi i Mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Cioè, entra a casa, cioè, se non avete capito... Ma questo è il luogo? Sofferto. Comunque se non avete capito, è Fey. Decifrare i tuoi borbottii. È la moglie di Kratos, la mamma di Atreus. Era un predatore. Un lupo. Sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Io non lo so se c'è qualcosa, cioè non. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Niente. Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Comunque siamo senza armi, eh. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. È la miseria. Mica scherzi, mica c'è. Anche lei. Devo occuparmene io? Eh? Bravo. Mi sa che è l'unica donna che riesce a tenergli di testa. Cioè, non vorrei dire. Di qua. Aspetta. Non voglio per... Fey. È sparita. Fey. Fey. Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Fratello! Fratello!
Fratello. È un sogno. Però cazzo era reale. È come. Cioè. Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. E vai, ci riportiamo Mimir dietro. Ma non ci sono nemmeno. No, aspetta. I lupi dove erano? Erano giù. All'entrata c'è Atreus. E aspetta un attimo che io qua mi sto. In realtà c'è, credo che siano queste. Non penserai che si stesse allenando nel cuore della notte? Gliel'ho consigliato io. Ah sì? E per quale motivo? Era in lutto. Oh, Kratos, so che ci stai provando. Come si ripone l'ascia? Ah, ok. Non so dove andare, scusate. Essendo come la prima volta, non posso dire. No. Non so dove siamo. Pensi che abbia preso una scorciatoia nel regno tra i regni? No, le pietre sono al loro posto. Non. Aspetta. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove I lupi potrebbe sono qui. essere andato da qui? Si è Qua. infilato qui. Con il lupo. Sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia. No, sembra che Foresta fai voglia selvaggia dirmi qualcosa. superiore. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Madonna. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. E non siamo soli. E te pareva. Olè, Madonna. Mi mancava. Ah, quindi con X schi... Ok. Altri banditi a sinistra! Ah, ok, così. Dannati banditi! Non dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Oh, le famose pietre si ritorna. Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Si sente. Un orso. Un orso. Sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Posso andare di qua, vado di qua. Là. C'è niente. Pensavo che c'era qualcosa invece. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada.
I famosi forzieri. Là si potrebbe salire. Il problema è che... non... che sono quelli? Scusate. Ma io... aspettate. Insetti, ok. Credo che non servono a niente. Là. Vabbè, hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo sono sempre i comandi sono sempre quelli. Nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Già è vero. Allora. Quel fina... niente, non faccio spoiler. Kratos, poi... ecco qua. Che sia passato di qua. E tu ci credi alla profezia? Sono scettico per natura. Ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Sono altri banditi. Tieni premuto per congelare. Lascia congelare, lascia potenziare. Si può. Che figata! Madonna che bello. Mi mancava fare queste cose. Minchia, la c'è. Madonna, ma c'è parecchio da esplorare qui però, Per te pareva. Il problema sarà come arrivarci da lassù. Comunque, poi si... che cazzo fai Kratos? Poi si... vabbè, poi si vedrà. Comunque, noi andiamo. Bellissimo. Ok, dov'è finito quel sentiero? Dovrebbe essere qui. Minchia, che cazzo è successo qui? So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli hai insegnato bene. Me lo dice spesso. Ferro battuto, cominciamo con i forzieri, che bello. Mi devo andare di qua. Ah, tracce. Ecco. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. O puoi fare quello? Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No. Questi non sono qui da molto. Perché è fermo. Alta. Scatta nella sfoggenza. Una volta in aria apriamo il R1. Bello. Madonna. Che figata, bello.
Bellissimo. Aspetta, io di qua. Non è vero, scherzavo. Vabbè. Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Dobbiamo scendere di qua, guarda, cioè, dobbiamo scendere, dobbiamo andare di qua. Beh, qualcuno ha incontrato l'orso. Madonna. Quello ha una fionda, attento, fratello! Ah. Mi ricorda ancora come si fa. Dunque, aspetta, andiamo di qua. Sì che non è ancora questo, vabbè. Troveremo altre cose sicuramente per aumentare salute come nel precedente. Comunque hanno belli di forzieri, sono più belli. Voilà. Oh. Oh. Possiamo... Scusa? Ah! Non me ne raccolto. Atreus, sei qui? Atreus non risponde. Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo, sai com'è fatto il ragazzo? Ma minchia, è arrivato fino a qui. Atreus, dove sei? Ehi, porca puttana. Minchia, cominciamo. Beh, abbiamo trovato l'orso, o viceversa. Ecco, arriva! Minchia! Cattroia! Porca puttana! Sembra arrabbiato. Madonna. Cazzo. Forza, prima che calpesti ancora. Prendilo, sta passando. Ah!
cazzo? Atreus. 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 Oh, cosa? Prima concentrati. Guarisci. Ah, ha pure il coso per rigenerarsi. Cos'è successo? Ma non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato. E impaurito. Mi ricordo che correvo. C'era un orso. Caricava e caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò? Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprai controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Aia. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! Ricomponiti. Beh, dai, direi che per questo episodio possiamo terminare qui. È stato abbastanza. Quindi direi di vederci nel prossimo episodio. Ciao.